DJ ti ama Italia. Diciamo nel solco della più tipica tradizione italiana, un po' sì, a luna del sole, un po' collage, come diceva, un po' anche Toto Cutugno, un po' gli Albatros, è presente, Volo a Z504, quando parla. Questo finale epico, certo, proprio, Angela certo, che se ne va e lui che la insegue, insomma. Io porterei tutto molto più indietro come riferimenti storici. Tipo? Modugno. Ah. Cioè, beh, giusto per... Il coro. Così alto? Sì, così alto. Ma che Modugno si ribalta poi. Dove abiti adesso? Dove vivi? Sì, io sto sempre a Capurso, che è questo paesino in provincia di Bari, a 6 km da Bari, dove c'ho un appartamento, c'ho la fidanzata. Ma stare lì ti serve anche per trovare ispirazioni? No. Stai bene e basta. Mi serve perché c'ho la casa. E poi quando sei a Milano cosa fai? Stai in albergo? Sto in Viale Monza. Ah, in Viale Monza. Cioè, il posto più di merda che in Italia. Bello non è, insomma, te ne sarai accorto. È così, un tipo. E non sono ancora arrivati i soldi da Siae. Sì, facciamo un po' di tempo. Da Senti, cosa partiamo? Dalla trama del film, dunque. Il film è la storia di emigrazione anche? È una storia dell'evoluzione di un ragazzo ignorantissimo che parte dal sud con il sogno di fare il cantante. La ragazza Angela lo molla, arriva a Milano e si trova di fronte ad un mondo che non conosceva. Quindi il tema dell'omosessualità è molto forte all'interno del film. Cioè un'evoluzione del personaggio, nel senso che se uno non fossi cresciuto all'interno del film sarei passato come omofobo. Certo. Invece questo Checco riesce ad accettare l'omosessualità. Lo dico perché so che passerete questa canzone che è da galera praticamente, se non li fai la cappella. Ah, la mettiamo di scata. Io volevo che la facesse con la chitarra. Con la chitarra. Allora, facciamo è una canzone. No, anche perché ci aggiungo un messaggio di Sam che dice: "Sono bisex e autorizzo Checco a parlare degli uomini sessuali in caso potete dire che è colpa mia". Che è molto bella. Io ho visto sempre nel trailer una scena meravigliosa di questi due ragazzi appunto gay che però vivono evidentemente in maniera un po' frustrata la loro relazione. Sì, lui è mio cugino, è quello meridionale, esatto, che è andato lì per fare outing e quindi non vogliono dirlo a nessuno, sì. Tu arrivi e... c'è la scena del compagno che gli dice: "Ascolta, ma lui sta separando i letti", e il compagno si incazza e dice: "Ma come, c'ha 30 anni, vuoi che abbia dei pregiudizi, certo, nei confronti dell'omosessualità?" La prima cosa che quando arrivo dico è: "Ma non va a capitare un ricchione nel mio scompartimento?" Ma non posso... Non possono metterli in un altro scompartimento queste ferrovie dell'estate. Dove arriveremo? Però poi nel film invece. Poi nel film addirittura sono io a farli riappacificare. Ecco, no, prima di fare la canzone volevo spostare l'argomento un po' più sui massimi sistemi. Così ti sembra, vedi delle analogie col tuo caso, soprattutto cinematografico, e quello che fu Diego Batantuono negli anni 80? E fallo uscire il film. No, in generale, così. Più in generale, no? Mi piace il fratellismo pugliese. Te l'hanno detto, non te l'hanno detto, ti sembra una cazzata. Cioè, non me l'hanno detto perché non hanno visto il film. Se dovessero vedere il film, dovessero dirlo, mi farebbe piacere perché sono film che hanno incassato. Siccome la priorità per me in questo momento, diciamo la verità. Già, per andare via da Viale Monza, non perché con tutta la simpatia per gli abitanti di Viale Monza. Quello è lo scopo. Ho capito. Dai, sentiamo un po' gli uomini sessuali. Gli uomini sessuali. Questa è la canzone che io canto in un locale, che la presento dicendo che devolverò gli utili di questa canzone alla ricerca contro l'omosessualità. Quanta cattiveria in questa società nei confronti di chi tiene un'altra sessualità. Quanta gente che vi ingiuria, quanta gente che vi attacca solo perché non vi piace la patacca. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali. Sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani proprio come noi persone sani. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti, ma però ci hanno le ali per volare via con la fantasia da questa loro atroce malattia.
molto grazie. Elegante, chiaramente io non ci credo a queste cose che ho detto. C'è qualcuno ogni tanto che non capisce l'ironia al tutti di Morgan ieri sera. Morgan ieri quando parlavi degli acuti del pezzo di Umberto Bindi. Vabbè dai, si voleva anche litigare Morgan, cioè, sì, era una roba veramente imbarazzante e forse un po' anche il suo ruolo televisivamente parlando. Ho letto molte cose sul tuo show televisivo di un paio di mesi fa anche, no? Il commento generale era: ma come hanno fatto a fargli dire quelle cose a casa di Berlusconi? E io ti ripeto la domanda, insomma. Allora, non c'era nessun accordo preordinato che io facessi questa canzone per poi risultare la foglia di fico di Mediaset, come qualcuno ha detto. Io l'ho fatto, avevo qualche paura, avevo qualche perplessità cioè se la mandavano o meno, no? Tant'è che abbiamo deciso di mandarla alla fine, così se la tagliavano prima. Ho visto delle facce imbarazzate, poi non so che è successo. Si saranno puoi riuniti. Accennare un pochino per quelli che non l'hanno visto? No, basta con la canzone della Daddari, andate in meno pausa la Daddari. Che poi è sempre pugliese come te la Daddari. E c'era questa, la vera scorrettezza era usare il pezzo del grande di Andrea, certo. Questa è la Corello, cosa che però un pezzettino. Vabbè. Questa della Daddario, la storia vera, che si trovò a palazzo quella sera, e il premier che la vide così bella, sul letto di Putin la mise a pecore. Poi c'è ho fatto la versione, sto preparando, vi posso dare un accenno? Sì. Queste di Marrazzo sono storie vere, simili a quelle lì del cavaliere. Ciò che differisce l'imbarazzo che si ha quando una donna ha pure altro. Volevo chiedere ad Alex se ha da parte quella versione di Siamo una squadra fortissimi di 4 anni fa ormai, però quella cantata da tanti altri cantanti. Sì. Così noi la mettiamo, ma ti in qualche modo risparmiamo. Sì, no, ma io avrei voluto farla cantare a Nicola Savino. Avevamo fatto una versione fantastica con quella Pino con Pino Daniele. Molto bella. Però se vuoi la facciamo, adesso io ho il testo. Casualmente. Allora facciamola. Però devi iniziare tu perché io di Torani. Questi accordi. Però devi iniziare tu a cantare perché io. Stoppi la palla al volo. Come ti ha imparato tanto tempo fa. Quando giocavi, aiutami, invece di andare a scuola. Vai un po' tu. Quanti iscriviti. Io faccio un altro. Prendere vita. Carmen Consoli. Perché sognavi un giorno che avresti stato nell'Italia convocato. Adesso tutti sono con te. Ma ci devi dimostrare che siamo una squadra fortissimi, piena di gente fantastici. E non putti ma aperta. E fa figure merda. Vai Carmen. Basta. DJ Chiama Italia.